Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete col turbante perché ho appena finito di lavare i capelli e mi sono messa comoda il mio pigiamino che ho preso da Primark. Dice Leo che dorme perché la mattina lui è KO, dorme sempre tantissimo. E niente, vi ho fatto un po' di clip stamattina, sono andata in giro con mio marito, l'ho accompagnato dal parrucchiere, poi siamo stati a fare la spesa e poi vabbè, abbiamo mangiato tranquilli qua sul nostro terrazzino. E niente, ho lavato appunto i capelli con dei prodotti che vi ho mostrato in un video, non so se adesso lo caricherò prima o dopo, comunque ve li faccio tutti vedere, sono prodottini nuovi e comunque mi sono trovata bene, adesso vi dirò nel momento dell'asciugatura più che altro la lucentezza perché devo fare l'ennè, però magari lo faccio prima di andare in vacanza. Oggi non ve l'ho detto, comunque è martedì 20. Martedì 20 luglio. Ieri è stato il nostro anniversario di matrimonio. Abbiamo già fatto 2 anni e adesso aspettiamo il nostro bambino. E niente, non abbiamo fatto nulla di che. In realtà ci siamo mangiati un gelato al pan di stelle diviso in due, proprio tristezza, portami via. Però mio marito mi ha regalato una pianta quando è tornato da lavoro, al massimo poi ve la metto qua vicino o dopo di questa clip, così ve la faccio vedere. È una pianta cadente, in realtà noi siamo un po' una coppia, non so, insolita, o comunque fatemi sapere voi se anche voi siete così, non siamo a farci regali, regaloni quando vogliamo, cioè vabbè. Ovviamente al compleanno magari sì, però non stiamo a farci chissà che regali e chissà che sorprese. Poi, tra le cose che devo fare oggi, devo andare a comprare la cuffia da Decathlon, quindi vi porterò poi magari con me, e devo andare da Yves Rocher per prendere due matite, perché sto vedendo su Instagram alcuni tutorial di alcune matite che si chiamano Stilo Prof, mi sembra. Che sono matite barra ombretti con cui si sfuma benissimo e si fa un trucco bello e in velocità. Quindi mi sa che andrò a prenderle oggi. E la cuffia, poi vabbè, ve ne parlerò comunque in un altro video perché inizierò il corso per gestanti di Aquagym. Che inizierà venerdì questo, quindi qui sono adesso che sto aspettando il corriere, vi volevo fare vedere un pochettino i prodottini finiti, quindi adesso andiamo in bagno che ve li faccio vedere. Inserisco ogni tanto nei video perché ne accumulo davvero pochi, quindi non avrebbe senso fare un video a sé. Allora, iniziamo con questo Nivea Argilla Detox Zenzero e Basilico, pelle morbida e delicata della Nivea. Doccia purificante, questo ragazze provatelo perché davvero è buonissimo, mi lasciava la pelle super morbida e in più profuma tantissimo, almeno a me il profumo piace tanto tanto tanto, non so se lo andrò a ricomprare perché i bagnoschiuma di solito li prendo quando sono in offerta, però questo qua davvero è perfetto, è ottimo. Poi ho finito questa crema di Garnier. Questa qui, anche questa ve la consiglio, soprattutto nel periodo estivo. Io ho una pelle mista e me la idratava, ma non me la ungeva né si assorbiva subito, quindi è ideale anche per il periodo estivo. È l'aloe vera e dice crema rinfrescante, idratante 48 ore. Questa qua col vasettino verde, adesso ne uso un'altra. Però se la dovessi trovare in offerta la ricomprerei. Poi ho finito questa mini size di profumo, però la vado a ricomprare subito perché mi accomoda poi per portarla al mare. È una sorta di imitazione di Narciso Rodriguez, quindi l'equivalente. Ora non so se,
cioè proprio uno spruzzo. Non so se la potete trovare in giro, ma comunque vi assicuro che persiste tantissimo. Io ne metto un po' sui polsi, un po' sul collo e mi dura un sacco, quindi assolutamente ve lo consiglio. Poi ho finito questa igiene intima, questa qua l'ho comprata spesso, adesso ne un, in uso una della Venus, però questo qua quando è in offerta me lo prendo. È alla lavanda, c'è anche in un'altra profumazione che adesso non ricordo, comunque è al profumo di Fiordaliso e il tubetto è da 300 ml. Poi ho finito questo olio di mandorla dei provenzali. A me non piace un granché, nel senso che preferisco, adesso vabbè, sto usando quello bio oil per la gravidanza, però questo qui mi dava una sensazione di prurito, secondo me è troppo concentrato sulla pelle, tanti si trovano bene, io non lo andrò a ricomprare perché a parte che mi è scomodo proprio il tubetto, pesa, è pesante in vetro, non lo so, non mi trovo bene, magari acquisterò un'altra marca. Però in generale, adesso che è andato via, comunque vi assicuro che era dei provenzali, idratava la pelle con, di solito lo lasciavo agire dopo la doccia sulla pelle umida, massaggiando 2-3 gocce, però ecco, non mi sono trovata benissimo. Come ultimi due prodotti, invece, come prodotti della casa, qua è uscito un pochettino l'ultimo po'. Vabbè, è questo Mino Bianco Candeggina che ho preso almeno 2 o 3 mesi fa. Io compro le sottomarche perché non, secondo me non ha senso prendere la candeggina di marca, però fa il suo dovere, è un buon profumo e comunque io la utilizzo per diciamo andare a detergere la lavatrice perché ho il cane, altrimenti magari non lo userei sempre, però io ad ogni lavaggio utilizzo la candeggina delicata per colorati. Questo è 1,5 litri al muschio bianco. E poi ho finito questo smack, pavimenti senza risciacquo, pulito profondo. La profumazione è al freschetto di agrumi, quindi sa tanto 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 di limone, erano 1000 ml. Poi magari vi lascio qua sopra il video dei detersivi che ho preso ultimamente da Tigotà. Vi lascio qua nel pallino informazioni. Adesso ne ho in uso un altro che adesso non ricordo. Ah sì, della Speak Spine. Vediamo come mi trovo. E questo qua non mi è piaciuto un granché. I pavimenti li lascio puliti, però io per quanto riguarda i pavimenti controllo tanto che ci sia il profumo poi una volta passato il detersivo e con questo non me li lascia profumati, quindi direi bocciato. Ok ragazze, questo è stato un po' sono stati i miei prodotti finiti di luglio. Facciamo il bagnetto. Facciamo il bagnetto a Leo. C'è una giornata bruttissima e adesso gli faccio il bagnetto. Vediamo, ma com'è contento. Allora, glielo faccio oggi qui, di solito glielo faccio nella vasca, oggi glielo faccio nel bagnetto perché sono più comoda con la pancia. Allora, ho già messo qua l'occorrente, io di solito lo lavo con il sapone, questo qua liquido, perché il sapone per cani a me non piace, non gli rimane il pelo molto profumato. E poi ho preparato qua due salviette brutte che utilizzo solo per lui e il phon, perché lo asciugo sempre, sempre col phon. Dai, adesso ci laviamo, va bene? Thank you.
Leo dopo il bagnetto. Lo dici Leo, salutiamo tutti, eh? Leo e io vi ringraziamo per aver guardato il video. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci sentiamo poi qua sotto per i commenti. Ciao!